Esprimo grande cordoglio ai familiari, ai conoscenti, ai colleghi dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere periti lunedì in Congo. C'è grande sensibilità rispetto al fatto che servitori dello Stato siano stati vittime di un attentato brutale per il quale è giusto che la Farnesina chieda chiarimenti. Non è ancora chiara la dinamica. Soprattutto non è chiaro perché non abbiano avuto adeguata protezione da parte dell'ONU dal momento che erano nell'esercizio appunto del lavoro, stavano recandosi per controllare forniture di alimenti ad una scuola proprio attraverso un progetto sostanzialmente di sostegno all'alimentazione. E questo grave attentato evidenzia anche come sia necessario investire in sicurezza per tutto il personale diplomatico, i funzionari della Farnesina all'estero, ma anche il personale appunto delle forze armate e quanto sia necessario anche investire nel continente Africa. Le situazioni che emergono anche rispetto al continente, alla Repubblica del Congo dimostrano come ci sia bisogno di stabilizzazione di queste aree, spesso caratterizzate da appunto dal fatto che milizie come queste che hanno attaccato fanno vere e proprie scorribande, esercitano violenza e quindi c'è bisogno di un forte investimento che riguardi innanzitutto la cooperazione allo sviluppo, che potenzi anche le iniziative, le missioni internazionali volte alla pace e alla stabilizzazione e che rimettano appunto al centro le politiche per l'Africa, anche perché parlare e puntare sulla sicurezza e sulla stabilizzazione in Africa significa indirettamente anche lavorare per la sicurezza all'interno del nostro paese e in generale di tutta l'Europa.